Sono giunto ormai ai miei ultimi giorni. Come sembra lontana l'infanzia italica, la mia città natale. Chissà se la rivedrò e se rivedrò Roma, la città che mi ha adottato come suo imperatore. Le mie imprese mi hanno portato così lontano. Iniziai la mia carriera in Siria, sotto il regno di Vespasiano. Ero così giovane, ero un giovane tribuno. Fino ad oggi di guerre ne ho combattute tante, forse troppe. In Germania fui riconosciuto come uno dei migliori comandanti dell'impero e per questo venni acclamato Germanicus. È lì che seppi della morte di Domiziano, l'ultimo dei Flavi. Era quello il tempo della speranza di un impero migliore e infatti giunse l'indulgente e il prudente Nerva. Ai quei tempi mi esaltavano ancora le conquiste militari e il rapporto speciale con il mio esercito. Ma poi accadde ciò che cambiò radicalmente la mia vita. Divenni imperatore. Non conosco le ragioni della scelta di Nerva, ma probabilmente fui l'uomo giusto al momento giusto. All'epoca ero comandante delle unità militari del Regno in Germania e la notizia della morte di Nerva giunse in fretta. Tuttavia, mi ci volle ancora un anno prima che io potessi tornare a Roma. Molte cose erano da sistemare lungo i confini. Però non dimenticherò mai quel giorno. Ero accompagnato da mia moglie Plotina. Roma era addoppata a festa, portici, piazze, templi. Erano colmi di folle, di uomini, donne e bambini. Tutti attendevano me, il provinciale Traiano, il primo imperatore nato al di fuori dell'Italia e scelto non per vincoli dinastici ma perché il migliore. Feci di tutto per guadagnarmi questo appellativo, mi impegnai in ambiziose campagne edilizie sociali, ma la guerra chiamava e in fondo non sono altro che un soldato. Durante il mio regno conquistai la Dacia, ci vollero 5 anni e 2 spedizioni militari contro il fiero di Cebalo per espugnare quei territori e poi l'Asia. Ma l'Asia non era la Dacia. Mi sono scontrato contro un mondo brulicante di vite molteplici dalle radici profonde dove le strade finiscono senza metter capo in nessun luogo. Sulle rive del Golfo Persico per la prima volta sono stato sopraffatto dall'immensità del mondo e dal terrore della vecchiaia. Ho capito come nel mio continuo combattere avevo sottovalutato il nemico più temibile, il tempo. Oggi il mio corpo non sostiene più il mio animo. Se fossi stato più giovane, avrei attraversato l'Indo come fece Alessandro, ma lui era un dio e io sono soltanto un uomo. A Roma stanno preparando il mio trionfo, ma io non lo vedrò. Muoio.